Oggi la nostra presenza qua, perché riteniamo che attraverso la legge, arrivi un messaggio chiaro al governo, che il messaggio chiaro è quello che vorremmo lanciare nel momento in cui il governo ci garantisce, attraverso gli incontri che abbiamo avuto, che ci sono soggetti imprenditoriali seriamente interessati e che il governo ha messo a disposizione gli strumenti per poter continuare a produrre, cioè a fare alluminio in Italia, e lo stesso governo ritiene strategiche queste produzioni, riteniamo che ci debba essere un impegno maggiore. Noi escludiamo e lo chiediamo ufficialmente questo, che in questa fase, in questo arco temporale, in questa fase transitoria, ci sia il governo a traghettare le produzioni d'alluminio nelle mani, da parte dall'Alcoa, nelle mani di altri imprenditori o comunque di altri gruppi interessati al nostro stabilimento. Per cui la richiesta è chiara, del tipo: noi riteniamo che il governo non possa far fermare le produzioni e per cui mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione perché questo stabilimento non si fermi e questo stabilimento passi dalle mani di Alcoa alle mani di un altro imprenditore. In questa fase governi lo stesso, scusate il bisticcio di parole, lo stesso governo la fase transitoria che intercorre da oggi al nuovo imprenditore. I preparativi per la manifestazione del 29 proseguono bene, nel senso che abbiamo fatto le riunioni, stiamo mettendo giù un calendario di assemblee che devono vederci consultare tutta la popolazione, non solo nelle fabbriche, ma attraverso i consigli comunali, attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro, le ASL, le amministrazioni comunali, le scuole e tutto quanto, perché, come è stato detto, il 29 ci sarà una manifestazione di popolo a Roma. Si partirà domenica 28, si manifesterà dove chiederemo ufficialmente l'attivazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché riteniamo insufficiente il tavolo del MISE per affrontare un problema così grande. Sì, uno ce l'avevo ma ce l'ho in auto. Funziona così: noi in pratica abbiamo messo in piedi una serie di ticket, centinaia e centinaia, per non dire migliaia di ticket, che in pratica servono a finanziare la manifestazione. Potete ben immaginare che portare a Roma oltre 2.000 persone è un costo elevatissimo. Un'intera nave ci serve per portare a Roma 2.000-2.500 persone, per cui, siccome ci autofinanziamo, serve a finanziare l'iniziativa che svolgeremo il 29 a Roma. Si trovano presso i nostri colleghi, presso le amministrazioni comunali, presso le sedi sindacali, un po' tutti hanno in mano un blocchetto che permette di dare un contributo di 5 euro perché il Sucis vuole vivere.